l'ha messo lei e l'ha messo Edo, cioè lei anche se ha torto contro 10 persone è finita, deve avere ragione, quindi è semplice la cosa, no? Devi chiudere il discorso e girare deve le spalle. Deve sempre avere ragione lei, Carmen! Veramente... È la prima volta che ti ho visto perdere le staffe così, Carmen? Ma semplicemente no, perché... Te la spiego su... Chiudo, semplicemente io ho mollato, ho girato le spalle perché Edo mi è venuto vicino e ha detto là, la conosco da tanto tempo, devi dire ok. Ecco, perfetto. Sì. Gwendalina ha solamente un difetto, deve chiudere sempre lei il discorso. È cocciuta, io ti voglio troppo bene, ma sei peggio di un cocco. Hai visto quando si apre il cocco? Ta, ta, ta. Tu sei peggio, però sei cocciuta. No, non avevi ragione. No, perché ti spiego, Ilari, c'erano. Noi avevamo 5 cocchi e loro ne avevano solamente uno. Laura mi ha detto: l'apriamo domani mattina. Voi quanti cocchi avete? Bravo. Io ho detto: vieni di là e li contiamo insieme. Cosa c'è Vladimir con la borsa? Allora, gentilmente lei mi ha chiesto: possiamo prenderne uno? Io ho detto va bene, tutti, ma eravamo in quattro. Volevo solo dire una cosa. Vanno bene tutte le critiche. Non l'avrei dato il cocco. Però io preferisco sempre chi dice le cose in faccia e non chi in maniera un po' ipocrita, per un ordine apparente, per una pace inesistente, fa finta di niente. Quindi preferisco una Gwendalina.